Volontari spazzini alla periferia di Matera per eliminare le discariche abusive. E crescono purtroppo le piccole discariche abusive, quelle scoperte dall'associazione Falco Naumanni alla periferia di Matera sono state però ripulite dai volontari. Teresa Fabbricatore. Operatori ecologici non per ingaggio ma buona pratica. Una ventina di volontari dell'associazione Falco Naumanni lungo i 2 chilometri di via Gravina a Matera hanno riempito 80 sacchi di superficialità urbana, tradotta in copertoni, lattine e molte bottiglie di vetro che con noncuranza e poco senso civico le persone lanciano dalle auto o depositano volontariamente. Cerchiamo di fare queste giornate soprattutto per sensibilizzare il cittadino sulle zone dove ci sono dei complessi rupestri o aree interessanti come questa di via Gravina, che oltre a essere un ingresso alla città è anche presente la masseria Gattini e poi la zona appartenente al convento dell'Annunziata, ossia la chiesa rupestre di Annunziata alla Stradella. E tra una motosega e tubi di ferro emerge anche il passato storico-politico. Questa è una tessera del partito di un iscritto alla, diciamo, alla Democrazia Cristiana ed è appunto del 63, il signore era del 1910. Tempi in cui un giornale costava 300 lire. Per tornare a quelle cifre, solo un miracolo, anche se qualcuno ha abbandonato sul ciglio della strada le figure dei santi. L'unica preghiera è rivolta alle persone affinché siano illuminate da maggior senso civico e abbandonino i rifiuti nei contenitori.